Buongiorno a tutti dalla voce del gufetto Paolo Bellucci. Quasi tutto pronto per la sfida tra Nuova Florida e PlayEur per la 21ª giornata del campionato di eccellenza Girone B. Ospiti che si schierano con 4-8, Pucci, Vecchiotti, Rambaldo, Conti, Tartaglione, Necci, Corvesi, Toscano, Stufa e Valentini. A disposizione del signor Scarfini, Kingari, De Vecchis, Pompili, Castaldi, Cerra, Gonnella e Ferdinandi. Per i padroni di casa, Giordani, Fè, D'Aprile, Di Bari, Nunzi, Ponziani, Di Giovanni, Calcagni, Mangano, Tisei e Principalli. A disposizione del signor Bussone, Sciurluini, Moriconi, Appodio, Troccoli, Matteo, Troccoli, Mirko, Visconti e Sofia. Fè. Lungolina per Mangano, molto bravo, ci arriva con l'esterno Di Giovanni, può puntare il suo uomo Di Giovanni, attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore, molto bravo Mangano a servire Di Giovanni con l'esterno, ad anticipare il suo uomo. Tutto pronto. Parte T6, destro, para 4-8, la palla ancora lì a rete sulla respinta. Ha segnato Mangano sulla. No, Principalli, ancora lui. Ancora Principalli dopo il gol capolavoro contro il Nettuno Lido. Bravissimo dopo la respinta di 4-8 a depositare il pallone in rete con il destro. 1-0 Nuova Florida al 19° del primo tempo. Pallone che finisce a Di Giovanni che si libera del suo avversario. Attenzione, grande occasione in contropiede. Mangano la mette dentro. Pallone su Principalli. Principalli destro, rete! Ancora Principalli! Ripartenza micidiale degli uomini di Bussone. Di Giovanni supera un uomo. Serve Mangano sulla sinistra. Palla in mezzo. Per Principalli che col destro segna il 2-0, lui che è un mancino naturale. Al 23° 2-0, avvio shock per gli uomini di Scarfini. Al 19° nell'arco di 4 minuti subiscono due gol. Un altro pallone di Bari. Valentini, grande intervento e scivolata poi di Bari che rimedia. T6 per Di Giovanni, in questo caso è in posizione regolare, l'ha tenuto in posizione regolare Conti. Di Giovanni davanti a 4-8 che para. Ecco che parte la battuta e gol di Toscano. In anticipo il numero 9 su Ponziani, mette questo pallone in rete. Quando siamo al 35° del primo tempo. Gara molto vivace. PlayEur che accorcia le distanze. Lancio lungo a cercare sempre Toscano. Colpisce di testa. Attenzione a Stufa. Prova col destro. Blocca con qualche apprensione Giordani. Stufa toccherà il pallone per il capitano. Eccolo, proprio lui. Cerca un suo compagno Corvesi in area di rigore. Toscano lascia sfilare questo pallone. Attenzione a Toscano all'indietro per Stufa. Che gol che ha fallito Stufa. Tanto recupera palla T6. Principalli cambia gioco per Di Giovanni. Passa il pallone. Di Giovanni sovrappone Fè. Lo serve in questo momento Di Giovanni. Sinistro para 4-8. Si fa trovare pronto. Bravo a far fuori con il controllo il suo diretto avversario D'Aprile sulla sinistra per Giovanni un po' arretrato ma arriva sul pallone Di Giovanni destro! La gioca per Di Bari, corto però questo passaggio e attenzione alla ripartenza del PlayEur. Servito Necci in posizione regolare, Giordani para! Con le mani secondo il direttore di gara, rosso per Giordani, attenzione. Al 23° del secondo tempo, gravissimo errore di Troccoli. Tartaglione con la sinistra, serve in verticale Necci, cerca, attenzione,
destro, salva Calcagni, che salvataggio di Calcagni sulla linea. È riuscito a parare Ciurluini, ora Troccoli Mirko fermato con un fallo netto, calcio di rigore, fallo netto, non so di cosa protestano gli ospiti. Pronto Visconti, destro e rete, importantissimo gol di Visconti, 3-1 in un momento difficilissimo. Al 35esimo la Nuova Florida trova il gol del 3-1. Mettete con la maglia, mettete questa maglia, dai. Stufa, serve sulla destra Pompili, cross in mezzo, Necci, che parata di Ciurluini, cerca il pallone dentro Toscano, stop di petto Conti, pallone dentro, attenzione, in posizione regolare secondo il direttore di gara, il pallone termina fuori di un soffio. Parte in questo momento la battuta del calcio d'angolo, colpisce Fè, tiro, para Ciurluini e salva sulla linea di Bari, partita stregata per gli ospiti. Pallone rimbalza, Conti commette fallo su Ponziani, in questo momento triplice fischio dell'arbitro, settima vittoria consecutiva per la Nuova Florida, che ha giocato in 10 dal 65esimo del secondo tempo. La partita finisce 3-1 al termine della partita, finita sul risultato di 3-1 per la Nuova Florida. Ci troviamo in compagnia di Lorenzo Principalli, autore ancora di una grande prestazione di due reti dopo il gol capolavoro contro la Virtus Nettuno Lido. Ancora una vittoria molto sofferta, Lorenzo. Sì, molto sofferta, perché sapevamo che andavamo a incontrare una grande squadra e così è stato, anche se siamo partiti bene abbiamo subito messo due gol di vantaggio, però loro da grande squadra hanno trovato subito il gol e poi è stata dura tutta la partita, c'è stato un episodio che ci ha condizionato, però siamo stati bene a rimanere un attimo concentrati, Troccoli ha preso rigore, Visconti l'ha realizzato, ci siamo messi lì dietro, abbiamo sofferto fino all'ultimo grazie anche a un paio di grandi parate dei Ciurluini. Quindi siamo andati, è stata una bella vittoria, siamo contenti, è quello che volevamo. Una stagione strepitosa fino ad ora per voi, Lorenzo, come valuti la tua stagione individualmente? Ma guarda, più che la mia voglio esaltare quella del gruppo, perché sono anni che dimostriamo di essere un gran gruppo, tanti dicono sempre che questo gruppo, la parola gruppo viene detta così, no? Tanta per dire, tanto perché siamo facciamo parte di una squadra, invece qua veramente c'è una famiglia, c'è un gruppo di amici, di fratelli, esultiamo tutti quanti, ci aiutiamo, ci meniamo, ci diamo contro. È proprio come fosse quindi una grande famiglia e i risultati vengono, perché quando c'è il gruppo poi esce fuori tutto. Bene, grazie Lorenzo, grazie, in bocca al lupo e complimenti. Grazie. Ci troviamo in compagnia del portiere della Nuova Florida, Federico Ciurluini, entrato in campo intorno al 25esimo del secondo tempo dopo l'espulsione di Giordani. E una grande prestazione di Ciurluini, che è stato decisivo in almeno 2-3 occasioni con delle parate magnifiche. Allora, ci tengo innanzitutto a dire, chi mi conosce da tempo lo sa, sono 2 anni ormai che ho smesso e sono qui che faccio il preparatore, quindi erano praticamente 2 anni che non scendevo sul campo di calcio. Purtroppo c'è il piccolino Andrea Bussi che stava male, mi è toccato andare in panchina e sfortunatamente mi è toccato anche entrare. Poi diciamo che sono stato più fortunato che bravo sulle due occasioni. Però ecco, come aveva già detto Principalli prima, c'è un'unione di intenti qui spaventosa ed è quella che ci sta facendo fare bene sia dall'anno scorso che quest'anno. Prossima partita contro l'Arce, Federico, alla ricerca dell'ottavo successo consecutivo. Sì, la prossima partita è una trasferta insidiosissima, innanzitutto perché il campo è uno dei pochi ancora rimasti nella categoria di terra
quasi sabbia ormai, e la prossima partita tornerà sicuramente in porta Andrea Bussi, il 99, purtroppo oggi Andrea Giordani è stato squalificato e mi toccherà ritornare in panchina sperando di non rientrare, perché le condizioni fisiche sono quelle che sono dopo 2 anni che non si gioca. Beh dai, per come è andata però speriamo in un'espulsione di Bussi. No, assolutamente, assolutamente, speriamo di no, speriamo che faccia una bella partita perché se lo merita, un ragazzo si sta allenando bene, ha avuto adesso un piccolo infortunio che è stato fermo 2 settimane, ma voglio fare i complimenti a tutti e due i miei portieri, sia Andrea Giordani che ha fatto praticamente tutto l'anno e Andrea Bussi, il più piccolino, che domenica esordirà, perché si allenano sempre bene, danno sempre il 100% e poi i risultati si vedono, perché credo che siamo una delle migliori difese del girone. Bene, grazie Federico e complimenti. Grazie a voi. Ci troviamo con Toscano, giocatore della Playeur, che ha siglato il gol del 2-1, purtroppo però non è bastato. Purtroppo no, non abbiamo continuato quello che stavamo facendo negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Nel secondo tempo non abbiamo continuato con quell'intensità e non siamo riusciti a riagguantare la partita. Il risultato è giusto secondo te? Ma sono state un po' di occasioni, sia da parte loro sia da parte nostra, 2 rigori, sicuramente uno c'era, l'altro forse un po' più incerto e purtroppo è andata così, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo da domenica prossima. Mancano 13 giornate al termine della stagione, qual è ora il vostro obiettivo? Il nostro rimane sempre lo stesso, guardare avanti partita dopo partita e vediamo cosa, poi dove arriviamo e tiriamo le somme a fine stagione. Bene, grazie, in bocca al lupo.